Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra. Ultima giornata del campionato di Serie A ed ultima puntata stagionale di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, che conclude così la sua 41esima stagione. Il programma è un programma da gran finale ed infatti in ben 7 delle 9 partite di questo pomeriggio c'è qualcosa in palio, un'ambizione di scudetto o più semplicemente una speranza di salvezza dalla retrocessione. Seguiremo naturalmente minuto per minuto e le ambizioni e le speranze. Campo principale l'Olimpico per Roma-Parma con Riccardo Cucchi in postazione cronaca e Francesco Repice a bordo campo. L'Olimpico è interamente giallorosso, 75.000 spettatori che fremono, che vivranno i 90 minuti più lunghi del campionato. È il giorno dello scudetto. L'atmosfera è elettrizzante, davvero la squadra sarà trascinata dal calore, dall'affetto, dall'euforia dei suoi tifosi che vogliono un titolo che manca dal 1983. L'Olimpico è spettacolare, non ci sono tifosi parmigiani, nessun settore è stato loro riservato, non c'è un solo metro libero. L'ultimo dubbio, l'ultimo almeno per questa stagione, è stato sciolto. Al fianco di Battistuta giocherà Montella. Con la collaborazione tecnica di Fabio Cannavacciolo e di Roberto Guiducci scendiamo anche noi adesso in campo. Linea dunque a Francesco Repice per il clima, l'atmosfera, le sensazioni. A te Francesco. Clima veramente incandescente, Riccardo, difficilmente ricordiamo uno spettacolo di pubblico come quello che stiamo vivendo qui dall'interno del catino dello Stadio Olimpico, e stanno offrendo, come tu ricordavi, i tifosi della Roma, terreno in perfette condizioni. Fa veramente molto caldo, mentre adesso lo speaker della squadra giallorossa sta declinando le formazioni che scenderanno in campo. È veramente tutto, linea ancora a te Riccardo. Mare di bandiere giallorosse. 75.000 spettatori, 70.000 bandiere, davvero un grande spettacolo quello che è stato offerto e che è ancora offerto dal pubblico dello Stadio Olimpico. Sentite, la nostra voce giunge con difficoltà, tanto è il clamore, tanto forte è l'urlo di incitamento da parte del pubblico presente questo pomeriggio nello Stadio Romano. Le squadre sono al centro del campo, maglia rossa, bordi gialli per la Roma, maglia strisce orizzontali giallo-blu per il Parma. Non è ancora iniziato il confronto che sarà diretto da Stefano Braschi, e allora sentiamo da Francesco Repice cosa ha letto nel volto dei giocatori giallorossi mentre entravano in campo. In particolare quello di Francesco Totti, mazzo di rose gialle e rosse da portare sotto la curva sud, un autentico tripudio del feudo del tifo romanista. Ma adesso Stefano Braschi sta guardando i propri collaboratori. Roma-Parma sta per iniziare, la linea per la radio cronaca diretta, Riccardo Cucchi. Si gioca da un secondo. Parma in possesso di palla sulla fascia di sinistra, c'è Fazzini che cerca il passaggio in profondità verso divario. Anticipo di Tommasi. 10 minuti trascorsi nel primo tempo, ancora 0-0 tra Roma e Parma, ma 3 minuti fa Roma vicinissima al gol. Montella incrocia con il sinistro, la palla esce di pochi centimetri rispetto al secondo palo, limpidissima palla gol dunque per la formazione giallorossa, la prima della partita. Poi daremo la linea a Firenze, se no. Roma in vantaggio. Roma in vantaggio con Francesco Totti. 19 minuti di gioco, esplode l'Olimpico, passaggio perfetto da parte di Candelà che ha amministrato benissimo il pallone all'altezza del lato corto dell'area di rigore della formazione del Parma, ha messo in mezzo, palla bassa, è arrivato potente il destro di Francesco Totti, palla sotto la traversa, Roma in vantaggio sul Parma per 1-0, sono 19 minuti trascorsi, a te la linea. Torniamo all'Olimpico per Roma-Parma. 22 minuti trascorsi dunque, Roma in vantaggio sul Parma per 1-0, al 19esimo il gol di Francesco Totti, bravo Candelà nell'amministrare il pallone, nell'ingannare l'avversario facendolo saltare, nel mettere la palla bassa al centro dell'area di rigore dove appostatissimo è stato pronto Totti a scaricare. Gol del Verona! Torniamo all'Olimpico dunque sul gol di Totti in occasione della conclusione del numero 10 della formazione giallorossa, è evidente una posizione irregolare di fuori gioco di Battistuta, evidentemente giudicato però in fuori gioco passivo dalla terna arbitrale, peraltro non ci sono state proteste da parte dei giocatori del Parma. Tommasi, una palla sporca che raggiunge comunque Emerson, il quale cambia per Totti al volo, Totti mette in mezzo, la palla attraversa l'intera area piccola in due, l'ultimo è Montella, mancano una deviazione che poteva risolvere poi naturalmente a favore della Roma questa azione promossa da una percussione di Totti. Ma vorremmo sentire anche da Francesco Repice, che è a bordo campo, le reazioni sulla panchina giallorossa, te la linea. Quasi spinti o morsi da una tarantola, tutti i panchinari giallorossi sono scattati in piedi al momento in cui la palla ha varcato la fatidica linea. Naturalmente sentirete il grande incitamento del pubblico giallorosso, naturalmente un pubblico che sta vivendo con grande palpitazione quanto avviene all'Olimpico, ignorando completamente quanto invece avviene sugli altri campi. Per la Roma è necessario vincere contro il Parma per poter festeggiare questa sera. Palla collocata a terra, seguiremo questo calcio pensato eseguito a sorpresa, Di Vaio in area, cerca il tiro, lo trova incrociando ma in anticipo su di lui Samuel, gli mette la palla sul fondo. Roma.
C'è stata una grande opportunità proprio mentre entravamo in collegamento. Montel è arrivato con un attimo di ritardo su un tiro che in pratica si è trasformato in un cross basso da parte di Battistuta. Buffon era fuori causa, ha tentato l'entrata in scivolata. Montel non ha trovato il pallone, arrivando, ripetiamo, con un attimo di ritardo. E in precedenza, appena 40 secondi prima, Battistuta si era reso protagonista di un ottimo stacco di testa con relativa conclusione che aveva impegnato il portiere del Parma, Buffon. Roma dunque che sta manovrando, che sta macinando gioco, che sta cercando il gol del 2-0, quello della tranquillità. Lo scatto di Totti, contrasto irregolare, Totti resiste, batte poi addirittura, dando anche l'illusione a qualcuno del gol, ma la palla è esterna rispetto alla rete, difesa da Buffon, e finisce direttamente sui tabelloni pubblicitari. Palla collocata a terra, vediamo 5 giocatori del Parma all'interno dell'area di rigore della Roma. Tutta la Roma protegge i suoi 16 metri, soltanto Tommasi e Montella ne sono fuori. Parte lo spiovente in area, esce Antonioli, respinge di pugno, la palla comunque fuori dall'area di rigore. Il Parma cerca di pressare con Almeida, palla per Di Vaio in palleggio, fermato il giocatore del Parma, e c'è il contropiede, scatta Battistuta, al suo fianco Thuram. Battistuta, area di rigore, batte con il destro, respinge Buffon, entra Montella per il 2-0 sulla corta respinta del portiere del Parma. Montella è implacabile, mette a segno la rete del 2-0, esplode la gioia dell'Olimpico. Montella, nel consueto verso dell'aeroplanino, si pone sotto la curva sud per festeggiare insieme ai suoi tifosi. 39 minuti nel secondo tempo, Roma 2 Parma 0. Sentiamo gli umori da bordo campo, Francesco Repice. Non trova pace Fabio Capello in piedi di fronte alla propria panchina, ma all'interno dell'area tecnica continua a dare istruzioni ai suoi, mentre adesso il pubblico romanista vuole il gol di Gabriel Omar Battistuta. A te la linea. Parma che è stato pericoloso al 41esimo, è stato decisivo l'intervento di Antonioli su una conclusione ravvicinata di Di Vaio dopo uno spunto di Milosevic. Il primo tempo si è chiuso con la Roma in vantaggio sul Parma per 2-0, la Roma gioca in 12, non è un luogo comune, è la pura verità. Straordinario la forza emotiva del pubblico, partecipe ed appassionato, la Roma è in vantaggio con merito. La Roma non vuole naturalmente farsi sfuggire la straordinaria occasione, gioca con grinta e temperamento. Totti è sicuramente tra i più ispirati, ma tutta la squadra sembra non sentire la fatica ed il caldo, un caldo oggi molto intenso qui a Roma. Il traguardo è vicinissimo. C'è Di Vaio solo in area, sbaglia mettendo al lato, cercando di incrociare dal primo palo quello alto rispetto al nostro punto di osservazione. Ha cercato il gol puntando sul secondo, la palla è uscita da meno un paio di metri, brivido sulla schiena dei tifosi giallorossi per questo affondo da parte dell'attaccante della formazione parmigiana. Verona 1 Perugia 1, linea Udine. Montella, Vincenzo Montella, 13 minuti del secondo tempo, la Roma porta a 3 il numero delle sue reti. Splendido pallonetto da parte di Montella, che ha controllato malgrado fosse pressato in area di rigore con il sinistro, e poi con il destro ha fatto partire una morbida palombella. Niente da fare per Buffon, stadio in delirio, Roma 3 Parma 0. Te la linea. E la linea torna all'Olimpico a Roma, Riccardo Cucchi. Anche perché dobbiamo dire che tra la sorpresa generale, non soltanto la nostra, l'arbitro ha annullato il gol di Montella. Il punteggio dunque torna ad essere 2-0 in favore della formazione giallorossa. Intanto ci è giunto il dato ufficiale sulle presenze dell'Olimpico: 74.773 spettatori, diciamo pure 75.000, ma quello che è veramente impressionante è il dato che riguarda l'incasso: 4.119 milioni, davvero un grande incasso per una giornata di festa. Naturalmente se lo augurano i romanisti. Mancano ancora 20 minuti alla fine della partita, 20 minuti prima di poter far esplodere la gioia che cova ormai da tante settimane, ma che i romanisti non riescono a trattenere. Un stadio che trattiene la gioia, ma non del tutto. Un pubblico che naturalmente fin dalle prime ore di questa mattina attendeva l'esito di questa finalissima, così ha definito la gara con il Parma Fabio Capello. Ma la Roma vuole segnare almeno ancora un gol, vorrebbe farlo con Battistuta. Bogdani era nei pressi del pallone, ha fatto Gabriel Battistuta, il gol che i giallorossi attendevano. Esplode l'Olimpico, 33 minuti trascorsi, Roma 3 Parma 0. Si prepara un'invasione di campo anche l'Olimpico, le forze dell'ordine fanno quello che possono per arginare i tifosi giallorossi che vorrebbero già entrare in campo, e qualcuno lo sta facendo anche per festeggiare il gol di Battistuta. Situazione a rischio, Roma 3 Parma 0. 35esimo minuto di gioco, Roma 3 Parma 0. Battistuta è uscito adesso dal campo, standing ovation per lui, al suo posto c'è Del Vecchio, in precedenza era entrato Nakata che aveva rilevato Montella. Naturalmente ormai la partita vive soltanto dei momenti che ci separano dal fischio finale, il pubblico non attende altro
che il fischio del signor Braschi per festeggiare, ma c'è una situazione di rischio. Avevamo accennato nel precedente collegamento, troppi tifosi assembrati a bordo campo, alcuni sono entrati proprio in occasione del gol di Battistuta abbracciando il giocatore argentino ma creando momenti di tensione. Sentiamo se Francesco Repice può darci una descrizione di quanto sta avvenendo in questo momento a bordo campo. Repice, mi ascolti? Sì, ti stiamo ascoltando Riccardo, è veramente difficile entrare in collegamento, c'è una bolgia infernale davanti alla panchina della Roma quando è uscito dal campo Battistuta, abbraccio con tutti i compagni di squadra, in particolare con Marco Del Vecchio che diciamo è un po' il suo amico del cuore all'interno della compagine giallorossa. Grandissima gioia, si fa fatica a contenere l'entusiasmo. E attenzione, c'è il Parma che realizza, ma il gol ci pare, sì, di Divaio, il gol convalidato dal direttore di gara che sta siglando, sta segnando sul suo taccuino il nome del marcatore, dunque cambia il punteggio dell'Olimpico, Roma 3 Parma 1 con il gol di Divaio. Ma credo che la situazione più interessante dal punto di vista della cronaca purtroppo sia quella dei tifosi che sono ormai a bordo campo, Repice, e fanno difficoltà, ha difficoltà la polizia a fermarli, ormai sono tanti, diverse centinaia, e minacciano di entrare sul terreno di gioco prima del fischio finale. Repice. Esattamente come dici tu Riccardo, del resto anche Fabio Capello era intervenuto poco fa proprio verso i propri tifosi dicendo ritornate in tribuna, rischiamo molto, e infatti adesso le forze dell'ordine, devo dire la stragrande maggioranza del pubblico lomarista, sta invitando quelli che sono già entrati sul tartan a fare di nuovo così, a ritornare di nuovo sugli spalti, sulle tribune, speriamo che non si debba rovinare questa domenica di grande festa per tutto il tifo giallorosso. E all'Olimpico la situazione è abbastanza grave, c'è stato uno sfondamento dei tifosi all'altezza della curva nord, dunque davvero sono tanti adesso a bordo campo, tante bandiere giallorosse, i tifosi della Roma sono tutti intorno al terreno di gioco e naturalmente la situazione si fa complicata e continuano ad arrivare, la polizia non riesce ad arginare, invasione di campo in questo istante, incredibile, sono entrati in campo i tifosi della Roma, siamo soltanto al 40° minuto di gioco, mancano 5 minuti alla fine, il terreno di gioco è letteralmente invaso dai tifosi della Roma, la partita è sospesa, davvero increscioso questo episodio, davvero incomprensibile, la partita si stava sviluppando sui binari che i giallorossi avrebbero voluto naturalmente alla vigilia del confronto con il Parma, non sanno evidentemente che mancano ancora 5 minuti alla fine e adesso vediamo gli stessi giocatori, alcuni ormai senza maglietta, soltanto con i calzoncini, che stanno convincendo, stanno spingendo i tifosi della Roma a ritornare a bordo campo, e vediamo che qualcosa sta avvenendo, evidentemente si è sparsa la voce che la partita non è finita e adesso i tifosi stanno ripiegando all'altezza della pista di atletica leggera nel campo per destinazione, ma la partita è al momento sospesa. Repice. Repice, mi ascolti? Allora, adesso i giocatori della Roma e quelli del Parma stanno rientrando negli spogliatoi. Questo significa che l'arbitro dovrebbe aver sospeso la partita, evidentemente li farà rientrare in campo dopo che le forze dell'ordine saranno riuscite a far sfollare il terreno di gioco. Braschi è proprio davanti a noi, sta parlando anche con gli addetti allo stadio, sta cercando di convincere tutti, soprattutto i tifosi e soprattutto le forze dell'ordine, a far riportare i tifosi sugli spalti. Tifosi che in questo momento non stanno sicuramente facendo il bene della Roma. La partita riprende in questo istante, 5 minuti al termine, mancano 3 minuti alla conclusione della partita, mancano 3 minuti al terzo scudetto della Roma. Intorno al campo le forze dell'ordine hanno costituito una sorta di cordone, ma vediamo che sono pressate comunque dai tifosi, soltanto in parte ritornati sugli spalti. Naturalmente non si gioca più, si attende soltanto il fischio finale da parte del signor Stefano Braschi. Vediamo intanto la Roma manovrare con questo passaggio di Totti, non ha più neanche la fascia di capitano, Francesco Totti indossa una seconda maglia con il suo numero, il numero 10, nessuna delle due squadre intende affacciarsi nelle rispettive, nelle aree di rigore opposte, 2 minuti allo scudetto della Roma, mentre vediamo Tommasi servire sulla fascia per Cafu, Cafu in avanti, riparte la Roma cercando spazi in una difesa del Parma che naturalmente tatticamente non è più quella della partita regolare, è una partita quella che si sta svolgendo in questi minuti conclusivi, possiamo definirla quasi virtuale. C'è soprattutto il pubblico dell'Olimpico a fare da protagonista in questa fase conclusiva del confronto dello Stadio Olimpico. Vediamo Bogosian in possesso del pallone, Bogosian che effettua un lancio, vediamo Falzini che intende inseguire il pallone, lo raggiunge prima che questo esca dal campo, mentre i tifosi raggiungono anche la tribuna stampa, ormai non ci sono più barriere, abbiamo visto anche bottiglie di champagne stappate proprio qui sotto i nostri occhi in tribuna, e brindisi al terzo gol, quello di Gabriel Battistuta.
il fischio finale da parte di Braschi. In questo istante la partita finisce con qualche minuto di anticipo. La Roma è campione d'Italia per la stagione 2000-2001. Il titolo tricolore, il terzo della storia giallorossa, arriva all'ultima giornata, ma soprattutto dopo un campionato letteralmente dominato dagli uomini di Fabio Capello. È invasione di campo, ma il scudetto fu più meritato. Torna alla vittoria Fabio Capello, 4 titoli con il Milan, 1 con il Reale, 1 da oggi con la maglia della Roma. Suo il grande merito di aver trasformato la mentalità dei romani, supportato dalla qualità dei singoli. Pensiamo a Samuel, Zago, Candelà, Cafu, Tommasi, Totti, Del Vecchio, Battistuta, gli inamovibili, e gli altri che non possiamo chiamare rincalzi, per esempio Montella, sempre decisivo, e Nakata, che a Roma ha raggiunto l'apice della sua crescita, supportato, dicevamo, dalla qualità dei singoli. Capello ha fondato un gruppo vincente e determinato, sbagliando pochissimo. Per la prima volta nella storia del nostro campionato lo scudetto rimane a Roma per 2 anni consecutivi, dopo la Lazio lo scorso anno, la Roma quest'anno, segno tangibile della crescita del calcio capitolino. Sul campo tanti tifosi giallorossi, tante bandiere giallorosse. Sentiamo se Francesco Repici è in grado di intervenire. Sì, io sto cercando di intervenire, Riccardo, ma è veramente impossibile. Una bolgia incredibile, una bolgia infernale al fischio finale del signor Braschi. Abbiamo cercato di avvicinarci a Fabio Capello, non è stato però possibile. Addirittura il mister della Roma ha cercato di avvicinarsi il più possibile agli spogliatoi. Noi adesso lì stiamo andando e speriamo, Riccardo, di poterti dare un contributo in diretta. E adesso il via ai festeggiamenti tanto attesi. Sono cominciati all'interno dello Stadio Olimpico e tra poco si trasferiranno all'esterno, dilagheranno per le vie di Roma. Una festa attesa che finalmente può esplodere. Roma batte Parma 3-1, la Roma è campione d'Italia. A te, Provenzali. Grazie a Riccardo Cucchi e grazie naturalmente anche a Francesco Repice per i suoi contributi da bordo campo. La Roma è campione d'Italia, 18 anni dopo l'ultimo scudetto i giallorossi battono il Parma all'Olimpico e conquistano il terzo titolo della loro storia. Roma 75 punti, campione d'Italia. Sentiamo per un commento subito Sandro Ciotti. Buon pomeriggio, Sandro. Buon pomeriggio a tutti. È stata una partita emozionante quella dell'Olimpico, peccato che ci sia stato questo finale turbolento con troppi tifosi in campo per giudicare personalmente l'esito di questa giornata e di questa nottata, che saranno sicuramente trionfali per i tifosi giallorossi, che possono a buon diritto confermare il loro ruolo di 12° giocatore in campo. E questa volta si è visto veramente quanto può essere importante, soprattutto per le gare in trasferta, l'apporto dei tifosi, che vanno sicuramente disciplinati, ma di cui non si può ignorare la grande passione per la squadra giallorossa. Io direi questo, Sandro, non so se tu sei d'accordo, senza nulla togliere al valore tecnico del complesso della squadra, dei tanti campioni che può annoverare, sicuramente questo scudetto deve portare la firma di Fabio Capello. Beh, indubbiamente, perché lui che ha guidato la squadra nei momenti difficili e che ha fatto scelte difficili, come sappiamo, proprio nei momenti d'apice della stagione. Sbagliare in quelle occasioni sarebbe stato fatale per Capello, invece ha spalle molto larghe il tecnico giallorosso, ed è inutile ricordare il suo curriculum, che è veramente eccezionale. È importante anche stato il contributo della società, perché non c'è grande squadra, come sappiamo, se non c'è una grande società. E da questo punto di vista mi sembra che Sensi meriti particolarmente i complimenti degli addetti ai lavori. Sommersi dagli altri colleghi, abbiamo ascoltato il presidente Sensi. Prego Roberto Chiducci di mandarlo in onda. Io mi ricordo alla partita in Germania con Mazzone, c'erano dei tifosi che hanno fatto 1200 km in macchina per venire a vedere una partita e perdemmo a 3-0. Questi sono ricordi che incidono in una persona, soprattutto mi ritengo ancora una persona di calcio. Io il calcio lo vivo intensamente, da ragazzo, da dilettante, da professionista, da dirigente, e quindi vedere questa gente soffrire, io l'ho vista soffrire, e allora tutta questa gente naturalmente ha il diritto di esplodere oggi anche in una maniera poco consueta per entrare in campo. Poi le cose sono messe meglio e la godremo sabato prossimo, faremo una manifestazione di tutti i tifosi di Roma. Quello che avete sentito era il presidente Sensi, visibilmente commosso per quello che è successo. Ovviamente il presidente è il primo tifoso di questa squadra, che ha rilevato molti anni fa e che adesso ha portato ai vertici del calcio italiano. Ci chiede la linea da Testaccio Ugo Russo, che è immerso nella festa dei tifosi giallorossi. Linea dunque a Ugo Russo. È così, Filippo, dalle 17:03 al momento del fischio finale dell'arbitro Braschi, la città, in particolare Testaccio, il cuore del tifo giallorosso, sono esplosi. Troppo lunga
l'attesa di 18 anni del precedente scudetto, troppo lunga l'attenzione per un triangolino tricolore che sembrava poter essere assegnato a Cordaglia. Il popolo giallorosso ha dovuto aspettare fino all'ultima giornata per vederlo vestito sul petto dei propri beniamini. Cestaccio è letteralmente invasa nelle strade da colori giallorossi, tifosi, bandiere, vestiti, stendardi, anche dalle finestre si affacciano ripetutamente con cori inneggianti alla Roma i tifosi. E a proposito dei tifosi, ne abbiamo vicino a noi tantissimi, come abbiamo detto ce n'è uno tutto particolare, vestito in un modo particolare oggi. Pronto? Sono romanista e brasiliano, vestito da romanista e brasiliano, forza Roma! Sì, dovreste vederlo com'è vestito, con lo scudetto, anzi tre scudetti sul petto, un cappello giallo-rosso e ancora tifosi. Finalmente dopo tante sofferenze abbiamo raggiunto il traguardo, dopo 18 anni che l'abbiamo fatta, era ora, grazie a Roma. Forza Roma, restante, restante! Sei meglio! Grazie Ugo Russo. Ricordo ancora che per parlare del terzo scudetto della Roma Domenica Sport effettuerà una lunga diretta notturna fino a domani mattina alle 5:30.